Amici ascoltatori, benvenuti a questo speciale Salutiamoci Vita di Parrocchia. Come vedete siamo in compagnia di Don Raffaele Tatulli, che è il parroco di questa nuova bellissima casa del Signore che è Sant'Achille. È una parrocchia bellissima, di una luminosità straordinaria, che avvicina veramente anche, perché no, alla fede vera. Però adesso Don Raffaele ci spiegherà com'è nata questa idea che risale a moltissimi anni fa di realizzare questa casa del Signore più grande. Ecco, dobbiamo partire un pochino da quella che è la storia della comunità parrocchiale di Sant'Achille, la quale ha avuto inizio circa 37 anni fa e ha avuto diverse locazioni, iniziando da qualche locale in qualche condominio, poi in un sottoscala, in un garage e poi man mano con Monsignor Bello nell'87 è stato inaugurato l'attuale complesso parrocchiale, che pur avendo la possibilità di accogliere questa popolazione sempre crescente del nostro rione, tuttavia risultava l'aula liturgica incapace di accogliere tutti. È stato uno dei nei, ecco, di questa realizzazione e subito si è sentita l'esigenza di doverla ampliare o di dover costruire un'altra chiesa. Inizialmente, quando sono arrivato qui in questa comunità parrocchiale nel 2005, ecco, il vescovo mi aveva detto che stava in progetto l'ampliamento della chiesa, però poi si è visto subito anche tramite l'approvazione da parte di Roma, della CEI, dell'ufficio appunto di culto, dell'edificazione delle opere di culto, fu bocciato questo progetto perché non era conveniente ampliarla, altrimenti sarebbe venuto non una chiesa, ma un salone così. E allora consigliarono di fare una chiesa nuova. Ed ecco che poi dal 2005 si è cominciato a pensare, a progettare questa nuova chiesa e finalmente nel 2012, il 25 di marzo, ecco, è stata inaugurata e è stata dedicata. I lavori hanno avuto origine, inizio dal 23 dicembre del 2008, 2007. Nel 2008 poi sono incominciati i lavori e poi con qualche interruzione, con qualche pausa a motivo anche del fattore economico, finalmente siamo riusciti a realizzare tutto questo nel giro di 4 anni. Ecco, Don Raffaele, se tu mi permetti, credo sia il caso di sottolineare un aspetto, no? Poiché hai puntualizzato proprio questo aspetto economico, perché molti probabilmente non hanno nemmeno idea di cosa significhi, ecco, realizzare una opera così straordinaria. Ne vogliamo fare cenno, perché forse è opportuno sottolineare questo aspetto. Sì, tutta l'opera viene a costare più di 3 milioni e mezzo di euro. È chiaro che la spesa è abbastanza rilevante, però c'è il conforto dei fondi dell'8 per mille che la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha offerto per la costruzione delle nuove chiese e ci troviamo e per un quarto della spesa c'è stato il contributo della CEI. E poi un altro quarto è stata la diocesi che è venuta incontro a tutte le esigenze, ma soprattutto l'altro quarto pesa sulla comunità parrocchiale di Sant'Achille e sulla generosità di tutti i fedeli della città di Molfetta. Per cui in questa circostanza la comunità parrocchiale si è addossato veramente un onere molto gravoso, innanzitutto attraverso le varie raccolte, ma per poter, ecco, completare i lavori, la comunità parrocchiale ha dovuto affrontare un mutuo di 800.000 euro e proprio in questi giorni incominciamo a pagare le varie rate del mutuo che si aggirano una somma abbastanza rilevante, sono 70.000 euro l'anno che la parrocchia dovrà
tener conto. Dillo, per quanti anni? Per 25 anni sono, tutto questo, per cui io mi auguro che col passare del tempo, con ecco, l'incremento della generosità da parte della gente, possiamo andare avanti e affrontare questa situazione, così come avviene nelle varie famiglie, quando ecco, si acquista una nuova casa, si fa un mutuo e poi tutti i componenti della famiglia partecipano per poter venire incontro alle esigenze materiali della famiglia. Senti, se mi permetti, Don Raffaele, perché il 25 marzo? Hai ricordato proprio pochi giorni fa. C'è una ragione particolare relativa alla dedicazione? No, è stato scelto il 25 marzo perché i tempi erano già maturi per l'inaugurazione, ma poi ho voluto proprio il 25 marzo perché sappiamo bene come non soltanto era domenica, la quinta domenica di Quaresima, ma soprattutto la solennità dell'Annunciazione del Signore. E siccome la nostra comunità parrocchiale è molto legata alla Vergine Maria, noi la veneriamo con il titolo di Regina del Paradiso, allora ecco, ho voluto mettere sotto la protezione e l'intercessione della Vergine Maria l'inizio di questo nuovo cammino della comunità parrocchiale di Sant'Achille. Senti, Raffaele, a parte l'aula liturgica che ho già avuto modo di definire quantomeno bellissima, straordinaria, proprio una luminosità particolarissima che proprio avvicina alla fede, ecco, vogliamo ricordare un po' le altre opere che come dire, poi ruotano anche intorno alla stessa attività liturgica vera e propria, oltre che parrocchiale? La comunità parrocchiale di Sant'Achille è abbastanza nutrita. Innanzitutto abbiamo un gruppo, l'Azione Cattolica, che è l'associazione, il gruppo di Azione Cattolica che diventa, possiamo dire, il polmone di tutta l'attività parrocchiale, insieme anche con un nutrito numero di catechisti e di catechiste che ecco, dedicano il loro tempo per l'evangelizzazione e la catechesi dei nostri ragazzi. Abbiamo anche l'associazione ANSPI, ANSPI Oratorio, che provvede sia per il gioco ma anche per la formazione. In questi giorni è stato messo anche in cantiere la costruzione del nuovo campo sportivo e che spero nel prossimo mese di poter ecco, già avviare per far usufruire di questo sport, di questo campo anche i nostri ragazzi e quindi far notare come la parrocchia diventa proprio il centro di tutto il rione, che ha bisogno appunto di queste attività, di questi spazi necessari per poter crescere sempre di più. Senti Raffaele, un'ultima domanda. Allora, c'è come dire, una metafora del fiume Giordano che dovrebbe attraversare e che noi mostreremo. Quando entrerà diciamo, in attivazione questa opera? Che mi pare sia più di altro di ingegneria idraulica, praticamente. Sì, questo sì. Ma è chiaro che anche qui nel progetto l'architetto ha progettato un battistero che ha una sua caratteristica, proprio dall'alto discende l'acqua che diciamo poi ritorna e si ripresenta proprio ad indicare l'acqua che del battesimo che viene a purificare il nostro corpo, il nostro spirito soprattutto. E poi ecco, l'idea era quella di far proseguire quest'acqua in questo fiume, in questo lago, solo che abbiamo soltanto tracciato le sponde di questo fiume, ma non abbiamo, proprio per mancanza di fondi, terminato quest'opera. Io mi auguro che se dovesse arrivare altri contributi o altri benefattori, potremo anche mettere in moto quest'altra idea, che è l'idea appunto del Giordano, il fiume dove Gesù è stato battezzato e dove gli ebrei si facevano battezzare da Giovanni il Battista. Per chiudere, al di là di ogni aspetto diciamo, di natura economica, che pure ha la sua rilevanza, ecco, però quest'aula sembra davvero che possa avvicinare di più alla fede. Ma io penso di sì, proprio perché mi sembra, con la sua modernità, con la sua architettura così molto definita, ecco, rimane anche molto raccolta.
non soltanto nell'aula liturgica, dove uno entrando può, ecco, puntare subito lo sguardo sul Cristo crocifisso, ma è un Cristo, sì, crocifisso, ma retroilluminato con la luce che scaturisce appunto dalla sua morte in vista della risurrezione. È un Cristo anche accogliente. E poi nel progetto c'è anche la cappella feriale, la cappella eucaristica, è un piccolo spazio dove, ecco, chi vuole sostare in preghiera davanti a Gesù Eucaristia lo può fare tranquillamente senza essere disturbato da altre funzioni o da altre persone che possono venire qui in chiesa. Io ti auguro veramente tante belle cose e soprattutto mi auguro che quanto prima possa realizzare, perché l'idea che mostreremo poi del fiume Giordano, seppur metaforicamente, è un'idea veramente straordinaria, direi quasi di purificazione, sì. E in questi momenti, soprattutto all'interno della Chiesa, forse c'è bisogno di viverli, questi momenti. Siamo proprio nel periodo di Pasqua e il momento della purificazione è necessario proprio per vivere il mistero pasquale di morte e di risurrezione di Gesù Cristo, che diventa per noi motivo di morte al peccato per poter, ecco, risorgere insieme con Lui. Volevo fare anche un altro accenno appunto al discorso della purificazione. Da diverse parti sono arrivate delle critiche per quanto riguarda il rivestimento esterno. Molti hanno detto che è stato messo un po' di ruggine attorno. Però accanto al discorso architettonico c'è anche un discorso teologico, perché nell'idea dell'architetto era appunto l'esterno. Noi veniamo dall'esterno e portiamo dentro di noi la ruggine, il peccato, le tenebre. E entrando poi in chiesa e trovando questa luminosità, queste tenebre, questa ruggine deve venir meno, purificandoci per poter, ecco, sostare dinanzi al Signore e vivere nella pace e nella serenità. E anche questo è il significato di questo rivestimento esterno. Ecco, mi fa piacere che tu l'abbia detto, perché in questa maniera quantomeno sono stati chiariti alcuni concetti essenziali. Ti ringraziamo, ti auguriamo tante belle cose. Grazie e a sentirci al prossimo appuntamento. Ciao, arrivederci a tutti.